No, va bene. La parola al Presidente Pizzul, prego. Grazie Presidente. Allora, si parla molto di transizione ecologica, di economia circolare, temi che ormai sono parte integrante del dibattito pubblico anche al di là di quelle che sono poi le considerazioni di merito, sono diventati quasi una moda. E il settore delle costruzioni, sappiamo bene, è uno dei punti chiave di queste conversioni di cui si parla. La Lombardia ha già dato molto in questo campo, soprattutto per quanto riguarda le attività estrattive. Il rapporto 2021 di Legambiente qualifica in 3.042 le cave abbandonate nella sola Lombardia. La storia di questo settore dunque lascia un segno importante sul territorio lombardo e chiede risposte all'altezza di un futuro che non può dimenticare quanto è accaduto. A fronte di questo, siamo convinti che non basti una legge che regoli l'esistente e tenti di comporre i diversi interessi in campo, perché la storia della Lombardia chiede qualcosa di diverso. Riconosciamo, e lo riconosciamo all'assessore Cattaneo, che nel PDL c'è un'effettiva attenzione all'economia circolare, c'è una presa di responsabilità che non è avvenuta negli anni precedenti riguardo la necessità di avere una nuova normativa. Ma poi, come spesso accade in Lombardia, soprattutto con queste amministrazioni di centrodestra che governano da anni, alle affermazioni di principio e alle finalità enunciate spesso nei primi articoli dei progetti di legge non corrispondono poi norme precise che spingano con decisione nella direzione enunciata in precedenza. È accaduto con la rigenerazione urbana, è accaduto con il trasporto pubblico sostenibile, accade anche in questo caso con la regolazione delle attività di estrazione da cava. E è stato detto che poi ci saranno gli atti di indirizzo, è vero, e su quelli ci auguriamo che ci sia una condivisione, una forte spinta innovativa. E sono importanti gli atti di indirizzo, ma spesso poi devono fare i conti con leggi non sufficientemente coraggiose. Non sono stati stabiliti limiti più stringenti per le aree protette, lo hanno già detto altri interventi. Questo non può vederci d'accordo. Non chiedevamo divieti assoluti. Crediamo però che ci fosse spazio per una norma che prevedesse solo poche deroghe molto circostanziate. Non ci pare sia così. Avremmo voluto maggiore attenzione alla riduzione effettiva delle quantità di materiale estratto. Va bene favorire il recupero, ma servirebbe e sarebbe servito più coraggio. Anche le norme transitorie, nonostante le rassicurazioni dell'assessore, destano qualche preoccupazione. È necessario, insomma, una seria e coordinata politica finalizzata al risparmio delle risorse naturali e alla corretta e responsabile gestione dei materiali riciclati. Perché i cambiamenti, che fanno riferimento a quelle conversioni di cui parlavo all'inizio, vanno sì accompagnati, ma vanno anche stimolati, perché spesso c'è bisogno di un salto, di un cambio di paradigma, si suole dire oggi, e questa era l'occasione per poterlo fare in un campo che molto ha segnato la Lombardia e non ci sembra che questo sia avvenuto. Perché questa legge ha un grande vizio di fondo, enuncia principi condivisibili ma li sacrifica poi di fronte alle esigenze legittime ma non so quanto prioritarie per una Lombardia più sostenibile, circolare e davvero capace di difendere il territorio, alle esigenze legittime degli operatori. Però c'è un bene più grande che questa legge, secondo noi, non tutela fino in fondo. Per questo il PD, pur apprezzando il lavoro svolto, non può esprimere un voto favorevole. È una legge che ha più legami con il passato che proiezioni per un futuro che va costruito e non solo enunciato o auspicato. Il voto del PD sarà per questo contrario. Sì, una richiesta di intervento del Presidente Mura. Prego.